Netflix.it, estremamente brillante la versione Jordan Peele, Nia DaCosta, sono autori tutti e due della sceneggiatura, insieme a Wynn Rosenfeld di Candyman. Candyman era un racconto splendido di Clive Barker e poi divenne un film altrettanto splendido, scritto e diretto da un genio dei videoclip, relax, small town boy, e Bernard Rose, enfant prodige del cinema inglese e grande, grande regista del fantastico fin dai tempi di Paper House e poi Candyman, meraviglioso, era ambientato a Chicago e faceva vedere questo mostro black, tutto pieno di api, e che comunque entrava in relazione anche con un discorso razziale, che ovviamente Jordan Peele esaspera insieme a Nia DaCosta. È bellissimo vedere come Julia Ducournau, queste registe che affrontano generi che un tempo erano appannaggio esclusivamente maschile e li reinterpretano e fanno questi horror splendidi, Julia Ducournau e Nia DaCosta. E Nia DaCosta fa Candyman, che è un film molto brillante, un po' come si è comportato Lee Whannell con il mito dell'uomo invisibile, mettendolo all'interno del contesto del femminicidio con il suo bellissimo The Invisible Man del 2020. Qui c'è Candyman, che ha a che fare ovviamente con Black Lives Matter e quindi con questa tensione molto forte che è presente anche nel film tra forze di polizia o comunque segmenti della società legate soprattutto all'ordine bianche e il mondo black. È il mondo black, che in questo caso è borghese, se non addirittura alto borghese, ha a che fare con l'arte. C'è una gallerista splendida che ha un fidanzato che fa l'artista, si chiama Anthony, è interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, secondo, che era Black Manta in Aquaman, ma che era anche Bobby Seale nel processo di Chicago 7. E lui, devo dire, è molto convincente, perché è un bellissimo attore che sa anche essere molto fragile e sofferente. Va in giro con uno zucchotto bordeaux chiaro e è un artista in crisi che trova nel mito di Candyman, cioè che è il film di Bernard Rose, quindi ovviamente Helen Lyle, il personaggio di Virginia Madsen, che è diventata 30 anni dopo, a sua volta, lei che era una studiosa di leggende metropolitane, è diventata a sua volta una leggenda metropolitana. Siamo ancora a Chicago e siamo ancora nel mito però di questo quartiere, che Cabrini Green, un quartiere ghetto creato da architetti bianchi per inserire lì i black, i neri, e a questo punto